Ah, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Kingdom Hearts 2 Final Mix. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova partita. Puntata più che partita, scusate. Allora, lo scorso episodio, nonostante avessi registrato qualche tempo prima e non ho caricato video perché probabilmente avrò già messo il video, ma piccolo accenno, ho avuto problemi con internet, per farla semplice. Adesso internet va ancora una merda, ma cerco almeno di caricare un video al giorno se possibile, se no è colpa di internet purtroppo. Allora, abbiamo finito tutte e cinque le pagine di Winnie the Pooh, abbiamo finito tutta la parte destra dell'universo di Kingdom Hearts da visitare, quindi adesso ci mancano tutti i mondi della parte sinistra. Abbiamo fatto Aladdin, abbiamo fatto Pirati dei Caraibi, quindi ci manca... scusate, stavo scrocchiando tutte le ossa. È disponibile un nuovo episodio? What? Ah, ok. Quella poi la facciamo, adesso non è una cosa che mi interessa. Abbiamo fatto Port Royal, abbiamo fatto Agrabah e adesso ci manca la città di Alola. Allora, a terra la città di Halloween, sì. Mettiamo schermo intero. Nothing wrong with my design. It's flawless. There must be something wrong with the parts those imbeciles brought me. I need to find better assistance. Timing, gentlemen. Lend me a hand, won't you? These presents must belong to Sandy Claus, so I thought I'd better return them. You just happened to find them? Of course, Sora. I'm finished with Christmas fantasies, you know that. But you thought you'd hold on to the suit. What, this? It's just a costume. And Sally worked so very hard making it. Come on, we've got work to do. Jack è entrato in squadra e teniamo al posto di Paperino e va bene. Oggetti, abbiamo trovato la formula della luna, la formula dello stile, quella della guardia e basta. Abbiamo trovato l'anello cosmico, il gabbiano e ok, basta. Sì, volevo controllare una cosa nelle configurazioni. Come pensavo,
Ultimamente sto sentendo che i volumi di della musica dei mondi di Kingdom Hearts è altissima. Ma non ci posso fare nulla. Vabbè. Vorrà dire che terrò il volume generale basso. Oh! Wherever did you find these? In Halloween Town. You'll be needing them for Christmas, right, Sandy? Of course. But these are just a few of the Christmas presents that were stolen. Stolen? Oh, Sandy, you don't think it was me? Still wearing the outfit, I see. I just thought I'd dress for the occasion. But if you don't believe me, then we'll just have to find out who really did it. Very well, I'll leave it to you. All right, Sora, Donald, Goofy, we're off! Ok, regali di Natale sono stati rubati, non salviamo perché non ci serve. Andiamo. Madonna, il controller della Play 3 quanto è più sensibile. Quello della 4 è ancora nuovo praticamente ed è duro come controller. Però cazzo sono ancora non mi sono ancora tolto dalla testa i comandi di... dello 0.2, che è finito. Veramente bello, mi è piaciuto un sacco. E cazzo, tornare al 2 normale che c'ha un solo salto è... oh mio Dio. Devo sbloccare l'abilità che mi dà il doppio salto. No! This looks good. No! Boring. This one? No! No way! Cow! So you three took them. Took what? You stole the presents, didn't you? It wasn't us. But... it really sounds like fun! Run for it! Questa è una delle parti un po' più belline, perché dopo questa battaglia ti danno la possibilità di fare un minigioco, praticamente. Ok, uno è andato. Dov'è una scatola? Qua. Oh, è troppo lontano. Dai! Ok, è andato. Fatto. Tutti e tre presi. No, troppo. Oh, ho sbagliato. Ma porca miseria, sta scatola del cu. Non riesco a indirizzargliela. È troppo di lato e non riesco a mettermi dietro. Oh, perfetto. Slot oggetti a gratis praticamente, va bene. Dove avete messo i regali? Te l'abbiamo già detto, non ce li abbiamo. E allora cosa ci fate qui dentro? Stiamo cercando dei pezzi per l'esperimento. Che esperimento? Il dottor Finkenstein ci sta costruendo un amico. Da comandare a bacchetta! In effetti il dottore stava lavorando su qualcosa ultimamente.
E poi i regali di Natale sono noiosi. Né paurosi né schifosi, a che servono? Proprio così. Non c'è niente di divertente qui. Torniamo alla città di Halloween. Allora, quelle bestie sono i responsabili del furto dei regali? Sembra di no. Quindi questo significa... Sally! Ah, oh, grazie al cielo, siete tutti qui. Qualcosa non va? I Heartless sono riapparsi nella piazza della città. Ho pensato che dovresti saperlo. Tocca a noi. Torniamo alla città di Halloween. Qua, qua, qua. Aspettate un attimo. E cosa facciamo con il rubaregali? A dire il vero, i Hatres stavano giocando con dei regali quando li ho visti. Ah, ecco i nostri colpevoli. Ok, possiamo andare alla città di Halloween. Adesso apparirà il solito Heartless che esce fuori dalla scatola qui. A meno che non esce quello bello, però. Ah no, Neo Shadow. Fantastico. Perfetto, ormai questo qua dava fastidio all'inizio quando avevamo pochi HP ma e poco attacco. Adesso è una pippa come tanti altri. Perfetto, è andato. Ancora? Non ci arrivo. Oh, grazie. Scusate se ogni tanto muovo la lingua. Faccio così. Ma è perché c'ho una... tipo una piccola scottatura sulla lingua e continuo ad aver voglia di morsicarla, ma non posso. Hai consegnato tutti i materiali. Hai consegnato tutte le formule. Andiamo a vedere le formule. Allora, abbiamo difesa plus, che fa 50, che quindi diventerebbe 100. Potrei farla. Poi abbiamo il fiocchetto. Abbiamo l'amuleto lunare. Minchia. E abbiamo il save the queen e il save the king, finalmente. Abbiamo un sacco di schegge opache. Quasi qua, vabbè, 78, ok. Quasi quasi faccio questo. Anello master, ok, non mi serve. Di tutte queste cose non me ne serve neanche una. Ah, ok. Ora mi ricordo. Va bene, facciamo un difesa plus, giusto per aumentare. I mugure guadagnato, le formule di livello A sono dimezzate, finalmente. Ok, quindi vuol dire che ci serve. Ok. Vediamo, non ne posso fare altri? No. Perché non abbiamo cristalli lucidi, neanche cristalli di Mithril, che di solito è il contrario.
Ah, ma questo era una rango S, giusto, ok. Potrei fare una P+, volendo. Che non è mai male. Quasi quasi lo faccio, dai. Vediamo, cosa serve le stele di Mithril a fare orecchino magico? Che farei, perché mi lo voglio, quello spietato. E devo farlo per forza così. Va bene. Anello di Oliarco, ok, basta. Va bene, almeno abbiamo aumentato un po' di esperienza. Il prossimo giro abbiamo completato il livello massimo dei moguri. Pippo ha preso cosa? Cambio automatico. Utile, ma solo quando sei in questi tipi di mondi. Alla fine del gioco non ti serve a nulla. Ipercura, questa la dobbiamo ancora mettere. Fa recuperare quando sostituito. Premio partita la dovremmo mettere, assimila lo dovrei mettere, un sacco di roba dovrei mettere su Pippo. Botta stordente, ok. Ok, sistemiamoci un po'. Allora, vediamo. L'orecchino dello schermitore. Quello dello spietato aumenta P massimi e la magia. E anche la forza, però. Ah, certo, giusto. Ok. Preferisco avere quello che c'ho già. Quindi. Tieni questo, che tanto non me ne faccio nulla. Paperino, no, questo è Pippo. Anello di diamante va benissimo. Orecchino magico, orecchino lì, anello Oliarco, anello di Mithril. Questo è 4 più 2, quindi io facciamo questo. Vediamo se c'è di meglio, non credo, infatti. Va bene così. Paperino con gli orecchini, ma secondo me starebbe malissimo. Ok. Andiamo alla piazza, intanto salviamo le mie modifiche, la salviamo qui. Perfetto. Andiamo alla città di Hollowinsy. Poter fare l'attacco questo qua in aria, quello che fa così col Keyblade, ho colpito il microfono e mi sono fatto più male io, è uno dei miei attacchi preferiti perché è un danno in più. Non vedo l'ora di avere una delle abilità che più mi sono utili in questo gioco, che praticamente ti fa finire la combo completa anche se non ci sono i nemici. Sembra inutile, ma in realtà è utile, perché se io sono in un combattimento e tipo mi sto facendo una combo ma il nemico si allontana, però si riavvicina improvvisamente, almeno posso concludere la la combo, fare l'attacco di grazia e magari lui viene risucchiato dentro l'attacco. Ok, dai, ci mancano 4000 punti per salire di livello, non è tanto. Ce la possiamo fare benissimo a salire di livello, magari adesso. Somebody, anybody! I'm only an elected official. I can't handle this by myself.
Sally was right. We've got to get the presents. Ok, dobbiamo recuperare i regali. Ok, 3, ne manca solo uno. Dov'è? Eccolo, eccolo, prendilo. Perfetto. Mi sa che se mi colpiva lo prendeva lui, quindi è andata bene. What a shame. It looks like it was such a nice present. Jack. Oh, help! Someone help me! My latest experiment is gone! It's been stolen! Un dono rubato a un bel fiocco. Ero qui seduto a riflettere quando all'improvviso qualcuno mi ha assalito. Sono svenuto e quando mi sono svegliato, il mio esperimento non c'era più. Non si preoccupi, dottore. Sappiamo chi l'ha preso. Chi è stato? Sono stati gli Heartless. Come? Quelle cose abiette? Che strano, somigliava per niente a un Heartless. Non sono stati gli Heartless, eh? Chi altro potrebbe essere stato? Sentite, ho un'idea. Al ladro piacciono i regali di Natale, quindi spargeremo dei doni irresistibili per farlo cadere in trappola. E questo farabutto è lo stesso che ha rubato il mio esperimento? Proprio così. Come faremo a esserne certi? Beh, su, è facile. Lo spaventeremo fino a farlo confessare. Accidenti. Che ne dite di seguire il piano di Jack per ora? Andiamo subito a casa di Babbo Nachele. Dobbiamo sbrigarci a preparare dei regali di Natale. Avete già trovato i regali? Quasi, signor Nachele. Attireremo il ladro usando dei regali di Natale come esche. Ti dispiace prestarci la fabbrica? Dobbiamo creare qualche regalo. Doni come esche? Accidenti, erbolina, non mi piace molto l'idea. Solo questa volta. È per una buona causa. E va bene, salite al primo piano e metteteci un po' di cuore. Io spero che si fermi adesso perché vorrei salvare. Esatto. Noi ci salutiamo qui, i regali li facciamo al prossimo episodio. Quindi signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti. Almeno quella, perfetto. Ah, non li prendo. Vabbè, però almeno...